In occasione della sua prima uscita ufficiale da candidato a presidente, davanti a una platea numerosa formata da sindaci, amministratori e semplici cittadini, Giovanni Legnini ha annunciato le sue priorità. Al primo posto il lavoro. Accolto da un lungo e calorosissimo applauso, l'ex vicepresidente del CSM Legnini è salito sul palco allestito nel padiglione Becci al Marina di Pescara ed ha illustrato i motivi alla base della sua decisione. Legnini, allora partiamo da questa storia da scrivere insieme al territorio. Sì, oggi incontriamo i sindaci, tantissimi sindaci, amministratori locali, cittadini. È il modo migliore per partire, cioè far sì che all'esito di questo appello, di questa forte sollecitazione che mi è stata rivolta, io possa dire loro che sì, sono disponibile, mi candido, ma mi candido con loro per cambiare questa regione. Non sarò il candidato del centro-sinistra, ma il candidato di tutti gli abruzzesi, aggiunto ancora Legnini. I cittadini ci chiedono di cambiare e noi dobbiamo cambiare. Oggi si apre il cantiere programmatico e tra i primi punti fermi c'è una priorità su tutte, ovvero il lavoro. Il lavoro e la sua tutela, con la creazione di nuovi posti a caratterizzare l'azione della regione. Legnini ha voluto lanciare inoltre un messaggio di solidarietà a tutti quei lavoratori che in questi giorni stanno combattendo per non perdere i loro posti di lavoro. Animeremo un progetto politico nuovo per l'Abruzzo, nuovo anche per il resto del paese, in cui i cittadini, gli amministratori locali, l'espressione della società civile saranno protagonisti. Tante adesioni anche importanti. Sì, nei prossimi giorni informerò voi, l'opinione pubblica, sulle adesioni, le liste di una coalizione che si va strutturando, di una nuova alleanza per l'Abruzzo. Come primo atto, ha annunciato ancora Legnini, un provvedimento in linea con quanto richiesto dai sindaci, ascoltando le loro richieste, accogliendo quelle positive e fornendo una motivazione per quelle non accolte. Sarà istituito inoltre un canale di comunicazione diretto con i primi cittadini sin da subito, con il nuovo governo regionale. La regione, ha affermato, deve interloquire con la società. Assenti più che giustificati alcuni sindaci dei comuni inclusi nel cratere, in quanto stamani sono stati convocati in audizione da Papa Francesco in Vaticano.